dannata la miseria. Sono anziano, mi fa fare queste cose da... Ecco, dai, come l'altra volta. Lo sai che ti voglio bene io. Vabbè, adesso detto così. Senti, no, ti dicevo, siamo arrivati direttamente da Bergamo e da Fabbro. Da Fabbro? Sì, l'altro ieri eravamo a Bergamo, abbiamo suonato a Bergamo al Boom Boom Festival e ieri sera eravamo a Fabbro. Quindi siamo un po', sia io che il maestro, siamo un po' rincoglioniti stasera. Ho capito, ma il vostro mestiere. Ho capito, il vostro mestiere. Alle 4 però tu mi hai chiesto come sta andando questo tour. Io ho detto sta andando abbastanza bene, però è il terzo giro di tour, nel senso che il nostro album è uscito un anno e mezzo fa. Vuol dire che abbiamo fatto più di 85 concerti dalla data d'uscita fino a ieri sera. Però vedi che guarda la gente fino a dove sta, manco si vede la fine. Grazie per avermi invitato in questo posto bellissimo. Claudio Biel a cena mi ha invitato per visitare Cevano, dovevo aspettare il tuo invito. Però lo posso dire, Claudio, lo posso dire stasera, non so dove, certamente non andremo a cercare per discrezione, ma è il compleanno della mamma di Claudio. Che dice l'anno? Auguri signora dovunque sia. Auguri, ecco la via. Auguri. Ci è voluta questa situazione per portare madre e figlio, vedi, per riunire le generazioni. Senti, te lo chiedo adesso, ma è vero che stai in vista del nuovo disco? Lo stai preparando, lo stai impastando, ci stai mettendo la farina, l'acqua, sale? Era iniziato il calvario, sì. Sai che dopo la preproduzione dell'inizio, che è stato il nostro ultimo album, c'è un po' il complesso della scrittura ormai. Perché, complesso della scrittura? Eh sì, perché siamo stati due anni. Allora, io sono stato 2 anni e mezzo a ricercare idee e poi siamo stati 1 anno in studio ed è stato un'epopea infinita. Però ogni volta che comunque si deve comunque, ecco, proporre poi un nuovo album, un nuovo lavoro, un nuovo percorso, è sempre il momento più complicato poi quello, no? Perché finché non trovi il tuo punto di partenza, la tua punta di diamante, poi che è quello che poi sblocca tutto, no? Perché una volta che trovi il pezzo su cui appoggiarti, poi il resto viene tutto facile, no? Ancora non credo che sia arrivato. No, ho messo più di 25 canzoni nel cassetto, però non è male, dai.